Vicoli gialli pieni di ironia sono quelli proposti da Bruno Gambarotta nel libro Non si piange sul latte macchiato. Una serie di racconti declinati sul versante del giallo, sono racconti che in realtà usano il giallo quasi come un pretesto per l'impianto narrativo, sono variazioni sul tema di cosa succede se qualcuno interpreta male una frase, una parola, sono giocati sul fraintendimento. L'idea di base, l'immagine che a me piace di più, che ha usato un critico, è quella, una piccola palla di neve che rotola, diventa una valanga e alla fine genera delitti. È la persona sbagliata, un'intenzione malinterpretata, insomma l'idea mia è quella. C'è un ordine, l'ordine della vita è molto precario, basta poco per far frenare tutto. Perché ha scelto questo titolo? Perché è giocato sull'umorismo involontario, cioè anziché dire non si piange sul latte versato, dire sul latte macchiato, quelli che dicono vado a casa e mi faccio una bistecca sul beauty case, cioè l'uso improprio delle parole, che genera a sua volta anche lì una serie di fraintendimenti. Ovviamente il libro ha un'intenzione umoristica, non è un libro serio. I racconti sono paradossali, anche se ci sono dei cadaveri ovviamente, ma sono già lì comici, intenzionalmente. Nei racconti ci sono elementi, per così dire, gastronomici. Sì, più che altro sì, perché penso che il rito del cibo sia molto importante. Attorno al tavolo dove si mangia si svelano molti caratteri delle persone. Nell'organizzazione del cibo, nella discussione sulle ricette, nell'ossessione per il cibo, nel continuo parlarne, discuterne e pensarci. E quindi soprattutto il rituale io penso è una rappresentazione. Quando noi ci mettiamo attorno a un tavolo a mangiare con delle persone, in realtà stiamo partecipando a uno spettacolo e questo spettacolo ci vede attori finalmente.